Allora, prima di chiudere, una domanda che aveva fatto una ragazza, si chiama Luisa, se non sbaglio, voleva chiederti qual è il portiere più forte che hai affrontato, quello che comunque ti è rimasto più impresso, e se c'è un aneddoto particolare con qualcuno di questi portieri. Ma guarda, io credo che il più forte poi nella carriera è stato Buffon, però quando giocavo, a me piaceva tantissimo Peruzzi, che l'avevo incontrato quando era Lazio, mi ricordo quando in un Lazio-Brescia, mi ricordo ci fu un rigore per noi, feci gol e l'arbitro lo fece ripetere e dovevo tirarlo di nuovo, feci gol tutte e due volte, però quando era in porta, lui non era grandissimo, però era largo, la porta la vedevi piccolina perché era veramente un animale. E mi ricordo dopo il primo gol, quando tu fai gol, c'hai l'adrenalina che ti va giù. Quando ho visto l'arbitro che me l'ha fatto ripetere, ero scarico, avevo una paura di sbagliarlo perché ho detto, via, l'adrenalina ormai non ce l'avevo più. Ho aspettato 30-40 secondi per ricaricarmi un pochino e poi per fortuna l'ho rifatto di nuovo, ho fatto di nuovo gol. Però quella volta là mi ricordo, dopo il primo gol ero. Sai quando l'adrenalina proprio ti va Certo, giù? E per fortuna dopo l'ho rifatto. Però per me Peruzzi era fortissimo, era fortissimo. infatti io me lo chiedevo sempre, dico, ma poi che succede nella mente di chi calcia? Perché effettivamente poi non sai, tu sei uno di quelli che battezzava un angolo, tirava Sì, forte, sì. secco.